Commissione, con Lega Ambiente. Insomma, se qualcuno non ci dovesse leggere politicamente, forse direbbe che siamo un'amministrazione estrema sinistra. Però questo ci fa capire, come ha detto il nostro sindaco, che fin dall'inizio ci ha insegnato questa logica, ci ha detto: ragazzi, voi siete giovani, sapete più di noi che le belle idee, le belle iniziative non hanno colore, ma sono quelle che devono arrivare al cuore della gente. Ci è partito questa lezione di arrivare al cuore della gente, e questo noi vogliamo fare. Non perché ci voglio fare la solita sviolinata, fino, però io voglio ringraziare anche nuovamente l'amico questa parte. Perché? Perché, come ho detto prima, se avessimo voluto badare solo ai soldi, mi dispiace dirlo a dirlo, del piano di zona, diciamo del progetto che l'ambiente metteva in campo, probabilmente gli orti urbani si sarebbero inaugurati ben che va verso 2015-2016, ma non è un caso che gli altri comuni non hanno inaugurato, non hanno cominciato proprio, perché le risorse trasferite per realizzare gli orti erano anche poco vergognose, e negli altri effetti che ci sono da fare ci vuole meno. E come l'abbiamo realizzato noi? Io ho parlato di questa questione con l'amico Pino, con l'assessore Sport, e fin da subito abbiamo voluto dilontare quel poco di risorse, a un progetto in cui noi crediamo fortemente. Quindi di subito lì, dalla necessità di fare 10 viaggi di camion per togliere di alcune cose, da chiamare la ditta per sistemare, la ditta per mettere le piante, insomma, io devo ringraziare pubblicamente Walter Esposito, perché se fossimo stati in altri tempi avremmo pagato per questo è mio e questo è tuo. Walter, così come Pino, ci ha insegnato che nella nostra amministrazione non esiste quello che è mio e quello che è tuo. Quello che è della gente diventa nostro, quindi quello che è della gente è anche nostro. Grazie.